Siamo con Patrizia, detta Patti, barista storica del Nova Como. Stasera si chiude un'era qui a Como. Sì. Quali sono le tue emozioni? Guarda, aspetta che ci spostiamo prima che c'è un male. Metà della mia vita l'ho fatta qui dentro. Ho visto un sacco di gente, ho conosciuto un sacco di persone. Ho pianto, ho riso, ho fatto di tutto, capisci? È stata la mia seconda famiglia e poi non si può dire, cioè veramente non si può descrivere, un'emozione nello stesso tempo la tristezza che va via una parte di Como. Ecco, quanti anni era che lavoravi? 16 anni. E c'è da dire che il Nova Como non chiude ma si sposterà e... Sì, quello sì, però non è la stessa cosa, purtroppo. Anche perché qui si era creato un giro di persone, aperitivo, post cena. Sì, poi sai, ci sono stati degli incontri, sono nati degli amori, sono nati dei bambini. Ho visto veramente bambini piccolini e poi l'ho visti grandi. Era un ritrovo, una tappa fissa, ma non solo per i comaschi, anche per gli stranieri. Insomma, una vista come il Duomo non è che è facile trovarla, capito? Quindi mi spiace tanto. Siamo con i due proprietari del Nova Como, storici, che stasera, tra virgolette, si festeggia la chiusura di un bar storico di Como. Quali sono le vostre emozioni? Rispondi. Mi spiace, però... continueremo la nostra storia a 50 metri da qua. Non è un addio, ma un arrivederci. Presto anche, tra l'altro. Sì, tempo una settimana siamo aperti di là, operativi. E faremo un'altra notte di Capodanno storica, sperando bene. Ecco, qui al Nova Como era diventato un cult tra aperitivo e tutto quanto, e dopo cena. Vi dispiacerà, immagino. Abbastanza. Speri anche di là di prendere la routine che c'era di qua. Bella routine.